un errore a metà campo di Biraghi che permette la ripartenza. Attenzione del Pergo, l'attaccante e la parata di Marenco, veramente bravissimo Marenco a opporsi in questo modo. Marrazzo cerca di far filtrare il pallone, viene respinto, lo recupera ancora Mandelli che trova libero sulla destra Scetti, ottimo questo servizio, potrebbe tirare da fuori, ecco il tiro e la parata di Leoni, grandissima conclusione, ma continua ancora l'azione del Crema, il cross al centro, nessuno pronto a recuperarla, ma insiste ancora l'attacco nero-bianco, veramente grandissima occasione, il pallone sfila al centro, c'è Marrazzo, non riesce a recuperare la palla, adesso arriva Biraghi, ha un grandissimo tiro ma c'è una barriera davanti a lui, cerca di far filtrare il pallone, lo recupera ancora, vediamo ancora Marco Biraghi che entra, la dà a Pagano, il tiro e ancora la pagata di Leoni, incredibile. Ecco questo calcio d'angolo, siamo in fase di forcing del Crema, saltano i saltatori e ancora la testa di Stankevičius un centimetro sopra la traversa. Ferrario, Rossi, l'allungo, ci mette un piede Stankevičius, però il pallone riesce a filtrare al centro dell'area e c'è stata questa occasione per Ferrario. Crema deve trovare subito a disposizione della difesa, e col pallone che arriva al centro, il salto di testa da parte di Manzoni che riesce a spizzare la palla e a fare una conclusione pericolosa. Ecco questo calcio d'angolo, cerca di respingere la difesa del Crema, recupera però ancora palla all'attacco del Pergo, pallone al centro, devia il numero 4 Dragoni e riesce a mettere in porta. Veramente ha trovato una traiettoria incredibile, gran gol da parte di Dragoni. Attenzione, adesso riparte il Pergo con Manzoni che cerca di allungare per Ferrario, un ripallo positivo per Ferrario ma molto attento Marenco ad uscire su di lui. Ecco il calcio d'angolo, tutto pronto, palla al centro, il pallone arriva incredibilmente sulla linea della porta, pazzesca veramente questa occasione per il Crema. Thomas, molto arretrato in questo caso, l'allungo a cercare Marrazzo di testa, serve Pagano da fuori, addirittura cerca la conclusione, incredibile il tiro di Nicolò Pagano, va in pressing Marrazzo e lo costringe a sbagliare, adesso c'è Thomas che ha il pallone, cerca di farlo filtrare per Pagano, attenzione, Pagano cerca addirittura la mezza rovesciata ma è troppo alta, grande occasione. Che spettacolo ci sta facendo, al quale ci sta facendo assistere Nicolò Pagano, ispiratissimo. Si attende il fischio dell'arbitro, la palla direttamente in rete, respinge il portiere e c'è il gol di Thomas, c'è stato, incredibile, c'è stata la rete. Il pareggio del Crema, ci voleva, 90 minuti di sofferenza e alla fine il Crema va in rete, miracolo di Erpen, l'uomo decisivo, e poi Thomas sigla la rete proprio sotto la curva del Pergo, completamente in silenzio ora. Il numero 14 Pizza, è lui sul pallone, davanti a lui il portiere del Crema Marenco, il fischio dell'arbitro e la parata di Marenco, l'ha presa, e la vittoria presa, e il Crema, e la vittoria passa del Crema, che il carattere, Crema, e il Pergo è fuori. Dopo 42 anni, Italia. Il derby è nero-bianco, la parata di Marenco, è lui a regolare questa emozione. È straordinario quello che abbiamo vissuto qui allo Stadio Voltini, che carattere, che temperamento il Crema.